Ragazzi, siamo sotto al ghiacciaio Fellaria. Ad essere precisi, sotto la diga di Gera. Abbiamo lasciato la macchina al parcheggio perché poi c'era la sbarra, non si poteva proseguire. Adesso scaliamo la diga e l'obiettivo è il rifugio Bignami, perché non so se riusciamo ad andare oltre. Vi facciamo vedere la diga in invernale, su di qua. Diga di Gera. Arrivare qui non è sempre così facile perché la strada più delle volte è ghiacciata, quindi bisogna avere oltre alle gomme invernali le catene, magari il 4x4. Insomma, una fortuita circostanza quella di oggi, perché l'ultima volta che ha nevicato è stato intorno all'8 dicembre e quindi le strade si sono pulite, poi fa inspiegabilmente caldo, o meglio, spiegabilmente caldo. Cosa bella che ragazzi, cioè, non c'è nessuno. Ci sono quattro ragazzini che giocano col Bob e poi solo noi e il ghiacciaio che parla. Siccome il lato occidentale del lago per arrivare al rifugio Bignani è un pochino impegnativo e non ha i parapetti, quindi è abbastanza esposto, abbiamo deciso di fare il lato orientale, un po' più semplice, un po' più tranquillo. Non arriva un rifugio, vediamo un attimo dove si può andare, quanto lontano arriviamo e poi torniamo indietro. Ragazzi, finalmente abbiamo trovato un punto in cui si possono calzare le ciaspole e adesso si vola in Valposchiavo. Poschiavina. Poschiavina. Ragazzi, dal segnavia con le indicazioni per la Valposchiavino arriviamo a un passo con una piccola croce di legno e poi cosa ci aspetta? Un ponticello e delle baite. È posto? Ragazzi, siamo rifocillati, ho mangiato due panini al volo, adesso è iniziato a nevischiare e rientriamo il prima possibile. Wow! Guardate quanto sono dentro! Raga, sto posto è un incanto, consigliatissimo, venite a ciaspolare che vi divertite da matti. Con noi è tutto, e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ragazzi, come sempre, alla prossima avventura.